Buonasera, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con il TG targato Star Casino Sport. I fatti principali di questa lunga giornata dedicata al calciomercato, iniziando dal mercato faraonico fin qui e importante europeo della Roma. Perché? Perché sono le ore di Wijnaldum, il giocatore si legherà ai giallorossi, un'operazione importante per accrescere ulteriormente la qualità della rosa dello Special One Mourinho della Roma. Carles Perez dovrebbe invece prendere la direzione Celta Vigo, ed è per questo che la Roma potrebbe mettere a referto, come dicevamo, il colpo per il centravanti, ovvero per l'ex capitano del Torino. Una Roma che sta dunque iniziando ad avere sempre più qualità in campo e in panchina. Il neo della scorsa stagione, visto la non qualità eccelsa che aveva Mourinho nel momento in cui si girava proprio verso la propria panchina. Se sorride la Roma, attenzione invece al clima teso che si sta respirando nella capitale fronte Lazio per Luis Alberto. Di fatto, ciliegina sulla torta, vedremo se un'ipotetica cessione potrà portare i Glitari poi a consegnare allo stesso allenatore una nuova pedina in più. A proposito però di operazioni che invece riguardano l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, al momento dobbiamo registrare le dichiarazioni di Luca Percassi. Luis Muriel e Zapata non si muovono da Bergamo, ed in particolar modo sull'Atalanta o Robico in questo momento. Vedremo se verrà rispettata o meno la volontà, come dicevo, della società, in attesa di ulteriori sviluppi anche sul fronte Pinamonti che sembra essere sempre più lontano però dall'Atalanta, visto che ormai il tempo scarseggia e l'attesa è stata lunga da parte proprio della formazione guidata da Gian Piero Gasperini per il centravanti di casa Inter. È davvero tutto per questo appuntamento, buon proseguimento con la programmazione targata Sport Italia.